Pechino Express 2018, reso noto il nuovo tragitto del reality show di RAI2, anche Maggio se ne va, e la stagione televisiva volge al termine. Manca poco all'inizio dell'estate, e la TV riposa in vista di settembre, quando ripartiranno i palinsesti delle reti televisive nazionali. Tra i titoli che compaiono in programma per l'inizio della prossima stagione non poteva mancare la settima inedita edizione di Pechino Express. L'Adventure Game tornerà ad occupare la prima serata di RAI2 e vedrà, con molta probabilità, confermato Costantino Della Gherardesca al timone della trasmissione. In queste ultime ore sono inoltre intercorse le prime indiscrezioni sui papabili concorrenti che si dimeneranno durante il lungo e faticoso percorso. Tra questi sembrano quasi certe le presenze di due volti storici del secondo canale, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, dopo la lunga e piacevole convivenza ai Fatti Vostri. Potrebbero partire alla conquista della vittoria finale di Pechino Express. E ancora Eleonora Brigliadori, già partecipante all'Isola dei Famosi, la televenditrice Patrizia Rossetti, volto intramontabile delle reti Mediaset, anche se non nuova al mondo dei reality in quanto in passato concorrente della Fattoria. Quindi direttamente dai salotti di Barbara D'Urso l'ex bonus Paola Caruso, la quale potrebbe gareggiare in coppia con Tommaso Zorzi, ex protagonista di Riccanza e Dance Dance Dance, Nicole Murgia e Federica Riccardi, rispettivamente mogli dei calciatori Andrea Bertolacci e Alessio Cerci. Infine anche Andrea Montovoli e Rachele Foga, figlia del noto esploratore Ambrogio. Pechino Express 7 a settembre su RAI2. Svelato il percorso se questi sono i papabili concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Che prenderà il via a settembre su RAI2, il sito blog. È stato in grado di anticipare anche quale parte del globo sarà lo scenario della settima stagione dell'Adventure Game targato Magnolia. Quest'anno si abbandona di nuovo l'Asia per fare tappa in un continente mai esplorato durante la versione italiana di Pechino Express. Si tratta dell'Africa? Tre saranno i paesi che le otto coppie dovranno attraversare per raggiungere la vittoria finale. Si dovrebbe partire dal Marocco per poi procedere in Tanzania fino ad arrivare in Sudafrica, paese di chiusura del percorso. Quindi un nuovo itinerario per i partecipanti di Pechino Express 2018 che nelle prime sei stagioni si sono dimenticati tra Asia e America centro-meridionale. Ora basta capire quale sarà il recast ufficiale del programma, anche perché a breve inizieranno anche le riprese. Ai telespettatori di RAI2 non resta che attendere settembre.